Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. No, direi che non c'è. Se potremmo quasi definirla una manovra democristiana di un tempo e non della migliore democrazia cristiana, perché c'è stata anche una democrazia cristiana che ha fatto molto nel paese. In che senso lo dico? Che nell'ambito dei vincoli molto stretti finanziari, perché sai, i vincoli finanziari possono non piacere, ma alla fine vengono fuori. E quando si deve chiedere in prestito una grande quantità di denaro, e noi siamo in queste condizioni, per sostenere le spese quotidiane della pubblica amministrazione, quindi dello Stato, allora bisogna, volenti o nolenti, fare delle manovre che sono, chiamiamole prudenti, come hanno detto molte volte, e io preferirei dire, come ho scritto oggi, non irresponsabili, non palesemente irresponsabili. Tutto il resto, in effetti, sono bandierine molto piccole date a questo e a quell'altro partito della maggioranza, tutto sommato per tenerli contenti, come si sono dimostrati ad Atreju, dove c'è stata così una grande esibizione di entusiasmo per il potere finalmente acquisito dopo tanta opposizione, ma e dove è emersa una visione del paese, sì, soprattutto dal discorso di Giorgia Meloni, che francamente io, dalla quale mi sento distantissima e che mi preoccupa. Dacia Maraini.